Ciao ragazzi, benvenuti, nuovo video. Oggi voglio parlare degli amici stranieri, quindi sarà un video dedicato a tutte quelle persone non italiane in qualche modo che mi seguono, che sono parte di Marketing Genius, sono parte della nostra community di All-Inners, ma vuole anche essere un video soprattutto di mindset, per parlare del mindset dello straniero, come poter applicare le stesse leve psicologiche per cambiare il proprio mindset e avere più risultati. Perché lo straniero? Perché stavo parlando l'altra volta con Fabio e dicevamo, cavolo, è incredibile come vedi magari nel network marketing, in tutte le opportunità di business online, affiliazioni, anche opportunità professionali come social media manager, la quantità di stranieri che hanno successo è altissima, cioè una roba incredibile, in proporzione per i numeri magari saranno, non so, il 10-15%, però hanno risultati enormi. Allora, com'è possibile questa roba? Stavamo riflettendo e dicevamo, cavolo, però effettivamente a livello di mindset, uno straniero ha già superato un sacco di blocchi. E questo lo dico perché? Perché io sono stato straniero in molti paesi, anche adesso, comunque negli Emirati Arabi, sono uno straniero. E quando lo straniero va in un paese nuovo, va quasi sempre per dei motivi di cambiamento. Quindi c'è chi ovviamente per ragioni magari politiche, problemi a casa, eccetera, molti altri invece vanno proprio per creare una nuova vita, vanno con un obiettivo, vanno alla ricerca di qualcosa di migliore. Allora è chiaro che lo straniero che arriva con l'obiettivo di fare carriera in modo onesto, rispettando le tradizioni, rispettando chiaramente il paese dove sta andando, ha una forza incredibile. E questo ve lo dico perché io l'ho fatto in America, l'ho fatto in Spagna, l'ho fatto in Australia, qui anche negli Emirati. E ogni volta che sono arrivato con il mindset di dire ok, qua io creo qualcosa, sono sempre riuscito in qualche modo a crearmi il mio spazio. Ma perché in realtà? Perché avevo la fame. Avevo la fame e avevo abbandonato anche la paura di fallire. Quando ti metti in gioco in un paese nuovo, hai anzitutto l'ostacolo della lingua, hai secondo ostacolo la cultura, perché non la conosci, anche se sei di un paese simile, magari Italia, Spagna, simile, però comunque quando sono arrivato lì ho capito che alcune cose a livello culturale erano anche un po' diverse. E poi hai, in molti casi, purtroppo, ed è una cosa che è inutile negare, hai il razzismo, la xenofobia, chiamiamola così, a volte xenofobia, a volte razzismo. Ed è un problema grosso, perché comunque tu arrivi lì e magari vieni da un paese dell'Africa, hai il colore della pelle diverso, c'è qualcuno che ti guarda male. Ovvio, sono degli ignoranti, sono dei cretini, quello che vuoi, però il problema rimane. È una roba che ti dà fastidio, almeno inizialmente. Quindi lo straniero che arriva deve superare una serie di blocchi psicologici, anche la vergogna magari di poter, professare la sua religione, di poter andare in giro, cioè una roba pesante, capito? Dover imparare la lingua, fare errori quando provi a parlare la lingua, magari dici delle cavolate. Quindi tutte queste cose le hai superate se sei straniero dopo un po' di tempo. All'inizio può essere brutale, ma dopo un po' non te ne frega più niente. Quindi a livello di mindset hai già dimostrato una roba incredibile a te stesso, cioè hai dimostrato che ce la puoi fare, hai dimostrato che, cavolo, riesco a ripartire da zero, riesco a crearmi una nuova vita, riesco a imparare una lingua che non so. Quindi già a livello di mindset l'autostima, boom, ti schizza in alto, capito? E quindi quando poi lo straniero deve dire ma dai, inizio un business nuovo, ma che cos'è iniziare un business quando hai iniziato una nuova vita? Capito? Hai già fatto lo step più difficile, iniziare un business, vabbè, cosa sarà vendere un prodotto, cosa sarà fare affiliazione, cosa sarà fare network, cosa sarà magari diventare un professionista del digitale? Lo posso fare perché hai già superato il fatto, proprio quel blocco mentale del cambiare la propria immagine personale, perché quello è il dramma secondo me, proprio l'autostima, cioè la gente non riesce a, qua c'è proprio un problema di mindset, ascoltatemi, c'è un problema di mindset, la gente non riesce a vedersi diverso da quello che è, riesce sempre a vedere, cioè purtroppo continuiamo a proiettare nel futuro la stessa immagine del presente. Quindi il dire, cavolo, non conosco quella professione, non conosco non ho ancora quelle competenze, eccetera. Tu non è che se non le hai adesso non le avrai mai. E come appunto dicevo lo straniero per la lingua, ok, ovvio che quando arrivi non conosci la cultura, non conosci la lingua, non conosci un cavolo, però lo impari. E se tu sblocchi questa cosa e dici ok, posso imparare cose nuove, posso farcela, posso arrivare, quello è lo step più importante di tutti. Purtroppo però quando iniziamo una nuova professione, una nuova carriera, uno step nuovo della nostra vita, siamo frenati da questo, siamo frenati dall'immagine di noi stessi falliti, sfigati, indietro, perdenti, che continuiamo a portarci avanti nel tempo. Capito? Allora, questo blocco è completamente da rimuovere. Vatti a vedere gli stranieri, perché spaccano? Perché hanno fame, perché non hanno paura di fallire, si buttano nelle cose. Quando vedi quelle organizzazioni di network di persone straniere che fanno boom boom boom, crescono di brutto, perché? Perché si buttano, non hanno paura. Poi, ovvio, possono fallire, possono sbagliare, eccetera, però il mindset è quello giusto. Il mindset è quello giusto. Quindi, big cazziatone,
agli italiani, come dicevo in un mio video precedente, perché dobbiamo imparare da questo atteggiamento. Infatti, come dice Fabio Gallerani, gli italiani sono i più forti all'estero, perché è il discorso opposto, cioè tu vai lì e sei tu nella fase di dire, no, nella situazione di dire cacchio devo farci, devo cambiare vita, eccetera. Quindi all'estero gli italiani sono fortissimi, hanno successo in tutto, però a casa noi ce lo dimentichiamo perché siamo intrappolati nella nostra immagine del passato e tutto. Quindi non devi, quello che ti sto dicendo è che non è che devi cambiare paese, emigrare come ho fatto io, vivere situazioni assurde, non ne hai bisogno, basta che cambi questo, basta che tu capisci quello che ti sto dicendo e cambi ste maledette rotelle dentro il tuo cervello, inizia a proiettare nel futuro un'immagine di te diversa, vincente, dove ce la puoi fare, inizia a dire ok, non so una cosa, la imparo, porca miseria, se ci pensi in tutto il mondo animale, l'essere umano è quello più intelligente e quindi non è un caso se sei nato essere umano e hai capacità cerebrali superiori a qualsiasi creatura sulla Terra. Cavolo, usa lo sto cervello, non è che sei scemo, capito? Sono tutti blocchi mentali, sono tutte pippe mentali che tu ti devi togliere. Smettila di continuare a vederti nel futuro con l'immagine di quello che sei adesso, perché il futuro non esiste, ok? Esiste solo l'immagine di te che continui a riprodurre nel presente e se la cambi, cambia anche il tuo futuro, lo vuoi capire? Quindi mi auguro che questo video sia stato utile, un abbraccio, mi raccomando, mentalità del vincente, mentalità del ce la posso fare, mentalità dello straniero che ha fame anche se sei in Italia, devi avere fame, se non hai fame non vai da nessuna parte, devi avere fame. Non sei straniero? Mettiti un altro obiettivo, ok? Magari lo straniero deve, farcela perché deve mantenere la sua famiglia, eccetera, per te può essere la stessa cosa. Il tuo obiettivo non è magari cambiare vita, cambiare paese perché rimani in Italia, ok, il tuo obiettivo può essere dare un futuro alla tua famiglia, può essere dimostrare che agli altri che ti puoi prendere la tua rivincita, però fissati quel cacchio di obiettivo che ti deve far venire fame, l'obiettivo ti deve far venire fame, voglia di andare a mangiare, ok? Mi raccomando, tutta questione di mindset, è tutto un gioco mentale. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.